che non ci sia più nessuno che ti dica devi guadagnare 2000 euro al mese, che non ci sia più nessuno che ti dica devi mangiare le merendine con 5 cereali, se no non va bene, che non ci sia più nessuno che ti dice devi comprare l'automobile con le finestrine nere che passa in una strada dove non c'è nessuno, che non esiste, solo nel carosello esiste. E soprattutto, e qui c'è la dolente nota, nessuno che ti dica esiste Dio che ti ordina di fare una cosa. Siamo rovinati. La scuola italiana non funzionerebbe più. Cioè la politica e la religione, cioè i poteri forti che entrano comunque in una scuola, ne dovrebbero uscire. Perché i loro insegnamenti sarebbero, si dimostrerebbe, che sono insegnamenti viziati. Da un contingente, una contingente ideologia. E si capisce una cosa importante: perché la scuola non funziona? La scuola sostanzialmente ti prepara a vivere nel mondo infelice, non nel mondo felice. Il mondo felice è un'altra cosa, è il mondo di cui tu sei padrone di te stesso, tu scegli quello che devi fare, tu comprendi quali sono i tuoi limiti. E cerchi di acquisire la consapevolezza per evitare che ci siano limiti. Sai che un giorno i limiti tu non li avrai più, lo sai, perché l'entropia aumenta sempre. E non lo dice mica uno di destra o uno di sinistra, lo dice l'entropia, non è mica colpa mia. Abbiamo costruito l'universo così. E allora tu comprendi perché la scuola funziona in questo modo. La scuola funziona in questo modo perché ha un obbligo preciso, la scuola. La scuola deve formare delle persone che non devono pensare con la propria testa, ma devono pensare con la testa di chi comanda. Perché usciti da scuola, se tu diventi consapevole di te, dopo quella gente lì non li voti più. Se lo può permettere la politica di creare una società di persone che non va a votare, ma non perché non ha consapevolezza della democrazia, proprio perché ne ha consapevolezza e sa che quelle persone che sono lì non sono i tuoi rappresentanti. Dice, ma io l'ho votati. No, tu hai creduto di votarli. Hai creduto. E qui hai fatto un altro errore fondamentale, che nella scuola si capisce. La consapevolezza è legata sempre ad un problema che è la capacità personale di mettersi in gioco. Cosa si faceva fare al bambino piccolo? L'esperienza. Lui non misurava una cosa esterna a sé. Lui e il suo corpo, i suoi sensi erano parte dell'esperienza. Lui era l'esperienza. Lo sapete che cosa vuol dire questo? Che ognuno di noi si deve prendere la responsabilità della propria vita, perché la propria vita abbiamo visto che è l'esperienza che noi dobbiamo fare nell'ambito di un concetto di una scuola cosmica molto più grande. Noi dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra esperienza, della nostra vita. Questo non ti vieta a te di dire ho votato per te. Come ho votato per te? Ho scritto su un foglietto che te avresti preso per me le mie decisioni, le decisioni. Tu avresti preso per me le decisioni. Che senso ha dopo lamentarsi? Non ti puoi mica lamentare con chi comanda. Ce l'hai messo te lì. Certo che ce l'hai messo te, ma eri inconsapevole. Che sarebbe successo questo? Eri totalmente inconsapevole perché non ci avevi pensato minimamente che firmando quella scheda elettorale te avresti dato all'altro il potere di decidere per te. E poi non gli puoi mica andare a dire oh, scusa, mi sono sbagliato. No? Come si fa? Si fa che ci sarà un nuovo governo, altre elezioni, voto per un altro. E rifai lo stesso errore? Errare humanum est, ma perseverare est diabolicum. Cioè, no, noi viviamo in una società dove non ce ne siamo mai resi conto, perché in questa società si corre e dove si va? Ora ve lo dico fra un attimo, perché potrebbe essere tremendo, non vorrei che qualcuno se ne prendesse a male, però mi sembra che avete capito. Allora, bisogna cercare di non andare lì, bisogna cercare di fare un percorso che ci porti nel mondo felice. Quindi, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra realtà. Il bambino che non studia a casa
Il ragazzo che non studia a casa, che poi prende un brutto voto e si lamenta con chi? Se può lamentarselo con se stesso, perché è la sua responsabilità, non è la responsabilità della scuola, della società, della sfortuna, no, è la sua responsabilità. Noi siamo gli unici responsabili di quello che facciamo. Nel dire questo, il concetto di religione, religo, cioè metto sotto delle leggi, viene a cadere completamente, perché sostanzialmente da un punto, cioè, sapete, qualcuno ha detto, mi sembra che fosse Marx, che la religione era l'oppio dei popoli. Anche, sì, è vero, però bisogna tenere presente una cosa, la religione vuole comandarti, come qualsiasi partito politico sostanzialmente, o qualsiasi gruppo di potere, ti vuole comandare. Io capisco, io non ho nulla contro chi comanda, con un'accezione: mi devi dire le cose corrette, le cose giuste, mi devi dire le cose che hanno un senso, non le cose che servono che io faccia perché tu ci guadagni. Ecco, allora ti seguo. E il tuo ordine non diventa più un ordine, ma io credo esattamente in quello che ti hai detto di fare, perché è vero, ci credo, quindi non è più un ordine. Ma quando te mi dici, bisogna fare i buoni, perché sennò non si va in paradiso, questo concetto qui nella scuola moderna non può più esserci, non ci può più essere. Non solo, il maestro ha paura di insegnare qualcosa del genere, perché il maestro ha paura di essere contestato. Contestato nel suo modo di comportarsi come maestro. Immaginatevi che, a me mi è successo un sacco di volte, si alza la mano uno studente e mi dice: scusi, ma non aveva detto questa cosa qui, ma non aveva detto colà, ma non era così, ma perché 2 più 2 gli fa 5? No? Allora io gli devo spiegare che tutto deve tornare, perché sennò io perdo di credibilità. Maestra, perché il cielo è azzurro? Non lo so. No, lo deve sapere la maestra perché il cielo è azzurro, sennò il bambino torna a casa e dice alla mamma: sai che la maestra non sa perché il cielo è azzurro? E la mamma ride, ma non sa manco lei perché il cielo è azzurro. No? Allora, no, dobbiamo cercare di essere consapevoli, coerenti delle cose che diciamo, perché sennò siamo rovinati. La fisica quantistica è su questo piano. Pensate, dice questo: gli esperimenti importanti degli ultimi anni di fisica quantistica dicono che non è l'apparecchio che misura, ma è la tua coscienza. Ora, questa frase può essere contestata da un sacco di fisici che sentiranno questo discorso, ma invito questi fisici a fare letteratura e ad andare a leggersi quei lavori pubblicati sulle riviste scientifiche in cui l'autore ha detto così. E non ci posso fare niente, perché tu hai fatto una misura, hai preso un atomo di boro, che è una pallina, no? La pallina è un atomo di boro, e l'hai messa, in qualche modo, tra 2 raggi laser. Pensate, i raggi laser sono fiumi di fotoni, che si incontrano così, no? Come una corrente di acqua potentissima che va uno in una parte e uno in un'altra parte. E hai messo questo atomo di boro lì nel mezzo. Pliff. E poi questi raggi laser si rimbalzano su una serie di specchi. Allora, questa barchetta dove sarà finita? In balia delle onde. E allora la vai a cercare, il fisico quantistico la va a cercare, lavoro del 2014, la cerca nel primo incrocio e trova lì l'atomo di boro, lo cerca nel secondo incrocio, lo trova lì, lo cerca nel 15° incrocio, lo trova lì, lo cerca sempre dove... Lo trova sempre dove lo va a cercare. Perché? Perché sei tu, nell'istante in cui stai facendo la prova, e la tua coscienza, tu hai creato quell'esperimento lì. Ce lo metti te l'atomo di boro dove lo vai a cercare. In realtà c'è un'altra spiegazione sostanziale, che l'atomo di boro è dappertutto contemporaneamente. Essendo dappertutto contemporaneamente, tu lo trovi solo nel punto dove lo cerchi. Perché solo in quel punto tu crederai, la tua coscienza che crea l'universo, che sia lì. Ed è lì, a un esperimento di fisica quantistica, lo stesso esperimento di fisica quantistica che facciamo con i bambini piccoli. Gli facciamo capire che tu senti il bicchiere di vetro, di sciroppo, più zuccherato di un altro, perché per te è più zuccherato di un altro.
per l'altro è meno zuccherato. Chi ha ragione? Tutti e due. Chi ha ragione? Il partito di destra o il partito di sinistra? Tutti e due. Oppure tutti e due hanno torto. Perché? Perché la ragione non esiste nell'universo del mondo felice. La ragione ti obbliga a dire che c'è uno che ha torto e uno che ha ragione. E cioè l'entropia dell'universo si abbassa perché tu hai separato le cose. Quindi tu vivi in un universo separativo. È la fine. Le cose non funzionano in questo modo. Il bambino piccolo che esce da una scuola in cui gli hai fatto fare queste semplici osservazioni, capisce chiaramente che quando diventa uomo lui deve prendersi su di sé la responsabilità delle sue azioni. Quindi non si farà più fregare da un voto elettorale che non darà più a nessuno, non si farà più fregare da una religione di cui diventerà discepolo, perché non c'è nessuna ragione perché questa cosa debba essere fatta. La fisica e la matematica ci danno lo spunto per comprendere un sacco di cose. Una delle cose che io studiavo, io in matematica andavo malissimo, cominciamo da qui. Dunque, il primo compito che io feci nella scuola media lo feci in bianco, mi dite uno, perché avevo scritto il testo, non sapevo cosa scrivere, non avevo capito niente. Poi all'università me la sono cavata perché, non brillantemente, perché sulla matematica, i primi analisi 1 e analisi 2 sono cose allucinanti, chi l'ha fatta dei vecchi tempi lo sa, e quindi però ho passato, i primi esami che detti furono quelli, quindi riuscii bene o male, mentre l'esame di chimica generale l'ho dato 9 volte, l'esame di stechiometria l'ho dato 7 volte. Poi ho capito. E voi mi direte cosa? Sì, perché la mia media nel biennio era bassa. Io avevo una media del 23,5, non arrivavo a 24. Poi ho capito. C'è stato un istante in cui tu comprendi e hai capito che tu, quando il professore ti interrogava, non dovevi rispondere quello che avevi capito. Era devastante. Certo! Gli dovevi spiegare quello che voleva lui. Perché? Perché il professore è come il medico. Sapete cosa, come dico io, no? Dico che il medico non avrebbe pazienti se lui fosse perfettamente sano. Lo psichiatra non avrebbe psicopati che vanno nel suo studio perché lui sarebbe sano e quindi non si specchierebbe, non avrebbe bisogno di specchiarsi in pazienti che gli specchiano le sue vere patologie. No? Benissimo. Allora, a questo punto l'insegnante è lo stesso.